Siamo a Montano Lucino, fuori dall'hotel Cruise. Vediamo un presidio della CGIL, lavoratori e lavoratrici stanno manifestando contro che cosa? Allora, contro i licenziamenti di 4 lavoratori, tra lavoratrici e un lavoratore, che sono stati licenziati da un'azienda che si chiama Melia, alla quale era stato appaltato il servizio di pulizie dall'hotel Cruise. Le lavoratrici sono state licenziate con dei motivi pretestuosi, di fatto erano lavoratrici che nel tempo si sono ribellate a condizioni di lavoro vessatorie. Siamo nel 2011, queste lavoratrici venivano pagate di fatto a cottimo, per cui stavano sul posto di lavoro 8 ore, ma non venivano pagate 8 ore, venivano pagate in base al numero delle camere che pulivano, che gli venivano assegnate da pulire, quindi siamo, come dire, davvero al medioevo. Non solo, ma non veniva applicato correttamente il contratto, non venivano pagate le ore in più, formalmente erano assunte part-time, ma lavoravano a tempo pieno, pagate part-time, per cui insomma siamo alle spalle del Bennett, pago 2, prendo 3, insomma, vedete voi. Quindi questo era quello che succedeva, poi ripeto, stipendi pagati con grandissimo ritardo fino a quando le lavoratrici davvero non ne possono più e alcune di queste fanno una vertenza all'azienda che, come tutta risposta, sospende di fatto le retribuzioni. Alcune di queste sono state costrette di fatto a ritirare la vertenza, parliamo di lavoratrici extracomunitarie che sono in una condizione di debolezza rispetto ai lavoratori che stanno qui, spesso sono monoreddito, hanno familiari a carico, quindi stiamo parlando di casi concreti, una regione che va veramente così, e quindi alcune di queste sono state costrette a ritirare le vertenze. Quindi voi cosa chiedete all'azienda? Noi quello chiediamo, e successivamente poi sono state licenziate, allora quello che noi chiediamo... L'azienda che, ricordiamolo, non, spieghiamolo, non è l'hotel Cruise, perché noi, l'hotel Cruise appalta il servizio di pulizia. Esattamente, appalta il servizio di pulizia. Ma le richieste che facciamo sono due. Vabbè, Amelia sicuramente, che è l'azienda, di ritirare il licenziamento di queste lavoratrici, che poi, così come prevedono le leggi e i contratti, devono passare alle dipendenze dell'azienda che è subentrata, perché Amelia di fatto ha perso l'appalto ed è subentrata una nuova azienda, che però fa sempre parte della Galassia CBS, quindi, come dire, è un po' il gioco delle tre tavolette, sono sempre loro. Questa è la prima richiesta. La seconda cosa, noi chiediamo che l'hotel Cruise, come dire, si faccia carico di quello che sta succedendo, cioè davvero è incredibile che si possano ignorare situazioni di questa natura. La posizione dell'azienda è: io appalto il servizio, se la camera è pulita questo mi basta. Credo che come viene svolto quel servizio, le condizioni di chi opera quel lavoro non possano essere, come dire, merce. Ma oltre alla protesta qui a questo presidio, che strumenti avete per portare avanti? Procederemo poi chiaramente per vie legali e quindi impugnando i licenziamenti e facendo quello che è possibile, tutto quello che è possibile fare. E a questo proposito, è vero che in prima battuta il licenziamento viene impugnato nei confronti di Melia, ma in seconda battuta la legge prevede che poi risponda anche chi ha appaltato il servizio. Quindi ragione in più per la quale, come dire, la proprietà non può restare indifferente, non è solo una richiesta. Quindi siete pronti a fare causa all'hotel Cruise? Allora, siamo pronti a fare quello che le leggi ci danno la possibilità di fare, e quindi siccome le leggi prevedono che la responsabilità poi sia in capo anche a chi appalta, si arriverà anche a coinvolgere per forza di cose la proprietà.